ci ha posto davanti a grandi sfide. E quindi abbiamo messo grande impegno in tutti gli ambiti, di questo sono orgoglioso perché in tutti i settori abbiamo portato avanti progetti importanti e abbiamo dato grandi risposte, a partire dal livello socio-economico, quindi gli aiuti per il pagamento delle bollette, le domestiche e il sostegno al canone di affitto, il reddito di civiltà, che voglio dirlo oggi, che è stato preso anche da questo governo, il governo Meloni. Io ho interagito fortemente con il sottosegretario per l'attuazione del programma governativo, Giovan Battista Fazzolari, e hanno preso il nostro reddito civiltà come modello per trasformare il reddito cittadinanza. Quindi il nostro reddito civiltà è stato pensato non come politica assistenziale, ma come politica attiva del lavoro. E noi diamo un sussidio a delle persone per 6 mesi e gli diamo l'opportunità a queste persone di farsi conoscere in un'azienda, una cooperativa, un'associazione, premiando soprattutto gli over 50, quindi da chi ha 50, da 55 a 65 anni è un maggiore, premiamo chi ha una disabilità, premiamo chi ha figli a carico, che si chiama l'università, non solo nel territorio ma anche fuori. E questo è vincente perché in realtà diamo l'opportunità a persone che magari attraverso un colloquio non riescono a farsi conoscere. Noi gli premiamo il reddito per 6 mesi, in questi 6 mesi possono farsi conoscere e quindi circa il 50% rimangono in azienda. Questo è un modello che vogliamo esportare di più, che siamo contenti che il governo lo ha preso come modello. Poi è stato un anno impegnativo anche sul fronte opere pubbliche e lavori, sul fronte PS, i lavori su Via Tevere per collegare con il mare la montagna sulle due ruote, quindi anche tutto diciamo investimento sulle piste ciclabili. Abbiamo realizzato il biciclan definitivo e anche attivato l'app Better Points, incentivando la mobilità sostenibile, quindi si è trattato del cronoprogramma del Ministero delle Infrastrutture del PNRR, quindi entro giugno dobbiamo pubblicare la parte integrata dei 4 lotti e abbiamo valorizzato i tanti edifici e immobili patrimoniali, come ad esempio le due ville Sgariglia, quello di Campolungo, un progetto agrituristico sia sul lato con la Spolana sia sul lato turistico. Su quello di Villa Sgariglia di Piaggio abbiamo rimesso a punto la villa, con la Maguglione abbiamo fatto un progetto sociale, ci sono dei ragazzi che stanno facendo il percorso di recupero e sinceramente sono contento perché sono stato l'altro giorno, c'è anche un apprezzamento da parte della frazione perché diciamo, c'è anche un'integrazione tra questi ragazzi e la frazione. Quello che ci ha gratificato di più in quest'anno nel 2022 è sicuramente il campo nuovo di Monticelli e la scuola di Corvietti. Quella di Giorgio Bretta ha una doppia valenza, uno perché è la prima scuola dove studiamo la città e secondo l'efficienza, perché era un cantiere previsto per fine dicembre, invece l'abbiamo consegnato già 8 giugno. Diciamo, fa capire molto che se i sindaci, se l'amministrazione vengono messe in condizione possono agire velocemente. Le nuove scuole da restituire ai ragazzi, quindi partendo dalla scuola di Sant'Agostino, stiamo finendo il progetto della scuola di Malaspina, poi comunicheremo costantemente il cronoprogramma e la riapertura di San Filippo, ovviamente anche per cantiere, previsto per fine aprile, cerchiamo di velocizzare il più possibile e noi siamo tutti i giorni dietro alla ditta di cui sta lavorando, ha lavorato anche nei giorni di festa, ma e poi migliorare e
cercare anche di lavorare, come stiamo facendo, sulla continuità degli eventi culturali di livello e nuove iniziative artistiche culturali, come il MOBAI, il Forum Internazionale dell'Architettura. E il nostro obiettivo, da quando ci siamo candidati e ancora oggi vivo, è quello di restituire nel 2024 una città migliore da come ci è stata consegnata. Non so se ci riusciremo, sicuramente stiamo dando il massimo, sicuramente sono contento del lavoro di squadra che stiamo facendo, sia da parte della Giunta ma anche dei consiglieri, e continueremo a farlo perché un amministratore prende in prestito il territorio e lavora per farlo crescere. Questo che stiamo facendo ogni giorno, e continueremo a farlo, e per questo voglio fare tanti auguri di buon anno a tutti gli ascolani e alle famiglie ascolani, e spero che nel 2024 gli ascolani vengano ripagata la fiducia che hanno riposto in me e negli amministratori che fanno parte della mia squadra. Grazie.